Ciao a tutti, oggi voglio vedere insieme a voi come realizzare queste decorazioni che io utilizzerò per il battesimo di mia nipote. È un progetto che ho trovato online, poi sotto nell'info box vi scrivo tutto e mi piaceva appunto condividerlo con voi per farvi vedere appunto com'è semplice realizzare delle decorazioni anche comunque a basso costo. Quindi vi faccio vedere subito il procedimento. Iniziamo con la decorazione a nido. Ho già ritagliato dei rettangoli fatti con la carta velina. Più o meno utilizzerò all'incirca 40 fogli e utilizzerò due colori diversi. La misura di questo rettangolo è 20 cm x 10. Su un foglio ho disegnato questo schema. Ho preso appunto la misura di 20 cm e ogni 4 cm ho fatto un trattino. Questi mi serviranno per tracciare delle righe in verticale alternate. Adesso vi faccio capire meglio. Prendo il mio primo foglio e lo posiziono in questo modo. Prendo la colla e vado a tracciare le righe verticali che io in questo caso ho segnato con la lettera P. Quindi traccio delle righe in questo modo di colla. Dopodiché andrò ad appoggiare sopra, quindi ad incollare un rettangolo, nel mio caso di un colore diverso. Ora, sempre con la colla, devo tracciare le righe in verticale, in questo caso della lettera X, e come prima andrò ad adagiare un foglio di carta velina e continuo così, alternando appunto le righe in verticale alla distanza della lettera P con le righe in verticali della distanza che io ho segnato con la lettera X. Quindi avrò dei fogli incollati in un modo, dei fogli incollati in un altro modo. Vedete? Ed è per questo appunto che mi occorre ricordarmi la distanza che ho tracciato. Continuo in questo modo fino ad incollare all'incirca 30-40 fogli. Incollate all'incirca una quarantina di fogli, questo è quello che dobbiamo ottenere. Adesso vi faccio vedere, sollevando i fogli. Vedete, così potete verificare di aver incollato bene tutti. I fogli. Adesso lo richiudo. Con un foglio di carta ho realizzato un semicerchio. Lo adagio in questo modo e vado a tracciare il contorno. Dopodiché con delle forbici o con un taglierino vado a tagliare. E questo è quello che ottengo.
adesso vi faccio vedere com'è aperto. Vedete? Potete sia prendere un cerchio sempre di carta o cartoncino e incollare il primo lato e l'ultimo lato al cerchio e quindi realizzare una semisfera. In questo modo, e magari perché no incollarla alle pareti oppure inserire sotto uno stuzzichino e usarla come decorazione, oppure adesso vi faccio vedere come creare una classica sfera. In questo modo, però, come vedete, si apre, quindi dobbiamo prima di tutto andare a realizzare un buchino, mettere del filo sia nella parte in alto che nella parte in basso. Ho preso un ago e un filo di cotone, vado a fare un piccolo forellino e faccio un nodo, però deve essere un nodo largo un dito, perché sennò poi dopo se lo facciamo stretto non riusciamo poi ad aprire la nostra sfera, quindi così, e taglio la parte in più. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, ma non taglierò tutto il filo, lo lascerò un po' lungo per poterlo poi appendere. E questo pezzettino lo lascio. Adesso posso aprirlo tutto. E vado ad incollare queste due parti. E questo è quello che otterremo. Volendo poi si possono fare anche un po' più piccolini e inserirli magari all'interno di qualche biglietto d'auguri. Questo qui è solo ovviamente una prova. Ed eccoli qua, come vedete io momentaneamente li ho appesi al lampadario per farveli vedere. Si possono benissimo fare di qualsiasi colore e come avete visto non è affatto difficile realizzarli. Eventualmente ho anche un altro modello che andrò a fare sempre per questo battesimo e magari con un commento qua sotto fatemi sapere se vi può interessare oppure no. Vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!